velocemente, cerco di trovare il pattern che le unisce. Mi fa tutte e tre, avevano il tema l'alleanza e hanno in qualche modo messo in relazione l'alleanza con la vita, con la relazione, per quanto così criticata questa mattina, con un amore ricevuto e dato, cioè tutte e tre hanno sottolineato il fatto che l'uomo è fatto in un certo modo, per cui l'alleanza, per quanto faticosa, gli tocca. Ed è una questione vitale, alla fine scegli la vita, vuol dire anche scegli di vivere nel mondo non solo te, ma anche con tutti gli altri. Quindi questo è un dato, declinato in maniera diversa. Si è parlato ieri di un'alleanza necessaria, del tuo necessario, stamattina con Nicolini, dell'amore ricevuto e da dare, in questa maniera molto gratuita e non morale, non moralistica, e con il filosofo adesso il tema della una reale esperienza dell'alterità. Che cos'è un'esperienza di alleanza se prescinde dall'incontro con un'alterità reale? Un'alterità quindi non ideale, non proiettiva, non carina, non secondo la mia misura, appunto un'alterità e quindi qualche cosa che mi destabilizza. E su questo ci siamo. Tutti e tre i nostri amici hanno parlato di derive, ieri si parlava di derive, si diceva, ha fatto una fenomenologia dell'alleanza e ha detto però ci sono un po' di patologie e di difficoltà e ce ne ha descritte parecchie. Stamattina con Nicolini abbiamo avuto una visione un po' più risolta delle derive, no? In fondo abbiamo sentito parlare una persona che ha fatto della sua esperienza ormai anziana, un'esperienza lunga, quindi non un motivo di rinchiudimento, ma quasi ci ha dato l'impressione di una enorme facilità nell'attivare incontri, nell'attivare, nel potenziare, nel vedere possibilità. E ci voleva il nostro chiarissimo professore che ci ha fatto capire con una certa sfacciataggine che non è tutto, ha distrutto questa patina di romanticismo che magari si era fatta nel nostro cuore, nell'illusione che adesso andiamo a casa e ci alleiamo con tutti perché siamo diventati improvvisamente buoni e capaci di recepire, rispettare, custodire l'alterità. Qui molto sfacciatamente ci ha fatto avvertire del contrario. Io trovo che l'avvertenza del contrario sia un punto fondamentale per non andarcene a casa tutti tranquilli e soddisfatti, cioè avvertire invece che non è così, non è come ce la raccontiamo nei nostri momenti migliori, ma anzi abbiamo forte difficoltà con l'alterità, forte, possiamo solo rimuovere questa difficoltà e far finta di essere la parte migliore di noi stessi, che però è una parte estremamente parziale che non regge con la storia. Lui ci ha detto molto chiaramente che l'altro o lo accogliamo o lo distruggiamo, la via intermedia della superficialità non ci permette di essere a immagine e somiglianza alla fine, perché poi alla fine la nostra salvezza è che siamo fatti in modo che se stiamo sulla superficialità o nella distruzione ci autodistruggiamo, e forse questa è l'unica grazia di salvezza possibile già dentro ognuno di noi, il fatto che abbiamo fatica, anche l'innominato ha fatica a rimanere nel suo assoluto mondo egocentrico e onnipotente. E terza cosa, allora abbiamo visto l'alleanza, abbiamo visto le derive più o meno, soprattutto ne abbiamo vista la radice, non banale, non proiettabile fuori di noi ma dentro di noi. Tutti ci hanno insegnato una sapienza. Ieri parlava molto Rosana Virgili della che c'è una sapienza nelle cose, c'è una sapienza nella Torah, c'è una sapienza nel abitare insieme la terra che ci costringe in qualche modo ad allearci, anche se ricalcitriamo. Stamattina Don Giovanni ci ha parlato di un agire interstiziale, fatto di piccole cose, anche di amore piccolo, di cose piccole, quasi che per un credente tutto diventasse un'occasione di stringere legami, fare alleanze, innovando e innovando anche grandemente, come se lui sapesse, un uomo a immagine e somiglianza, forse più di qualcuno di noi, di me certamente, sapesse leggere il mondo, abitare il mondo come l'ha abitato il figlio dell'uomo, cioè trovando occasioni di implementazione della vita, occasioni di alleanza, occasioni di
riconoscimento del proprio peccato, di incapacità di accettare l'alterità e di ricostruzione. E direi che però, nonostante il pessimismo apparente, direi un po' la lucidità dell'analisi di Petrosino, è possibile esistere senza mangiarsi l'altro, perché il coltivare, il custodire, custodire ciò che non è costruibile da noi. Quindi il tema del riconoscimento, del rispetto, a qualsiasi cosa voglia dire, non distruggere anche se hai subito, è una possibilità reale per l'uomo. Una possibilità faticosa, laboriosa, è una possibilità che richiede che agiamo su di noi. Dobbiamo già premettere che non è facile e che quando tutte le cose vanno bene in maniera sciolta, forse non stiamo incontrando le alterità, non stiamo facendo alleanza, ma stiamo dominando in una situazione di mancata interlocuzione e di mancata costruzione di patti comuni. Quindi mi pare molto significativo, e chiudo, che oltre a citare Deuteronomio, scegli la vita e vivi, e quindi non essere bloccato dalla tua frustrazione, non essere bloccato dal te minore, dalla tua superficialità, mi è parso molto bello che citasse quello che già anche ieri citava la Rosanna Virgili, ovvero la lettera di Geremia, che è di grande prospettiva, pur non negando la difficoltà. Il problema grosso è quando noi crediamo di saltare a pie pari quello che siamo, immaginandoci di essere diversi, e quindi non facendo la lotta anche in noi con ciò che è contrario. Non avvertiamo il contrario, che noi ci fa dire: ma questi profughi tengono pure a ospitarci, no? Non lo avvertiamo, e quindi andiamo in una edizione ridotta di noi stessi. Quindi mi pare che stiamo lavorando. Grazie, Madre Eliana.